a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo e fantastico video. Beh, oddio, fantastico non lo so, però sicuramente un nuovo video. Cosa volevo parlare oggi? Oggi volevo rispondere con un video a un commento che mi è arrivato ieri. Aspetta che prendo il commento. Mi è arrivato questo commento e mi ha dato, cioè non è che mi ha dato fastidio, però dico, cavolo, come avete malinterpretato quello che stavamo facendo. Era riferito al video di me e Matcha Latte. E mi è stato detto, adesso proprio vi leggo le testuali parole: mi tolgo dal foglio verde del canale perché non mi è piaciuta una parte di un video dove di fatto bullizzavi follettina C. Allora, io vorrei dire che tra l'altro, quale video? Non so se era riferito a questo, se era riferito ad altri video. Non mi pare di aver nominato follettina in altri video, salvo un video dove proprio ai tempi, quando ancora lei aveva 10.000 o appena fatto i 10.000 iscritti, le avevo fatto un video per sostenerla, diciamo. È veramente una persona dolcissima e cioè, io veramente ci sono rimasto sbalordito dal fatto che c'è gente che veramente al giorno d'oggi ancora scrive queste cose su YouTube. Veramente schifose. Quindi a me sembra abbastanza fuori luogo questo commento. Però sarà riferito al video in questione, che era un video di me e Matcha Latte, che parlavamo del mondo dell'intrattenimento. Non mi sembra in nessun modo che stiamo sfottendo follettina. Cioè, vi faccio vedere il pezzo di video dove parliamo di follettina. È questo qua. Ciao follettine e follettine. Vuoi salutare? Chi? Tutti. Ciao a tutti follettini e follettine. Cioè, ovviamente a me più che bullizzare mi sembrava fare un omaggio. Ciao a tutti follettini e follettine. Non è che mi sembrava una cosa che, cioè, a me insomma follettina è sempre sembrato un personaggio molto tenero, mi fa molto tenerezza. Un po' così che l'ho imitata, come nello stesso video, per dire, ho imitato anche per un secondo Ilenia Zodiaco. Why? Find logic, come direbbe la Zodiaco. E niente, quindi, cioè, ma non mi sembra che stia spottendo. Cioè, solo perché, ma come, non lo so, se imiti non è che vuol dire per forza bullizzare. Anche molte volte vuol dire fare omaggi. Per esempio, io faccio canzoni. Se qualcuno imita o fa le cover delle mie canzoni, non mi sono mai sentito bullizzato, preso in giro. Cioè, anche se magari alcune di queste cover non erano perfette, anzi, mi ha sempre sentito super omaggiato e super, come si dice, onorato quando la gente faceva queste cose. Quindi, cioè, il fatto che io comunque l'abbia nominata nel video non mi sembrava di aver fatto una cosa di bullizzare. Ho soltanto criticato un pochino il fatto che tutti hanno fatto video su YouTube su follettina parlandone male, sostanzialmente la maggior parte, alcuni difendendomi, però devo dire che nella maggior parte dei casi la gente la sfotteva. Cioè, praticamente io devo dire che ho conosciuto follettina, adesso ve lo dico, con un video che si chiama Io non sono sporca, mi sembra. Era un video che mi è arrivato tra i consigliati su YouTube, l'ho aperto e subito mi sono interessato, cioè non interessato al punto da guardarmi tutti i video, però ho detto che cavolo, mi sono interessato proprio a questa situazione, il fatto che tanti utenti la sfottessero perché a detta di questi utenti non si lavava, non si truccava, c'aveva i baffetti, cioè un sacco di cose che poi non ho neanche notate, tutti questi dettagli. E comunque lei diceva, voi non dovete guardare come appaio, ma dovete guardare i miei contenuti, io faccio roleplay con le bambole. E ci sta, cioè non è che ci sia da criticare perché una fa roleplay con le bambole, cioè si diverte, ovviamente è una cosa che non capisco. È come se, cioè, io ho detto, ah, andremo anche noi a fare un roleplay con le bambole. Faremo un roleplay alla follettina, che comunque a me tuttora piace. Anche a me mi sono divertito. Ma è una cosa che va oltre le mie competenze, perché io non so fare roleplay con bambole. Cioè, non ci ho mai provato, magari scopro questo nuovo talento. Però, come per esempio, se non lo so, c'è un canale che rifà le Barbie, sai, che toglie tutto il mecca delle Barbie del disegno, dico, ma dovrei mettermi anche io a fare quella cosa lì. Non vuol dire sfottere il fatto che anche io dovrei provare a farlo. Il fatto che, vabbè, so che è una cosa che è al di fuori delle mie competenze e non proverò a farla. Era una battuta, si chiama ironia. Ma è molto diverso un'ironia fatta per omaggiare un altro youtuber rispetto a bullizzare qualcuno e renderlo in ridicolo. Non so se questo utente che ha detto che si toglie dal mio canale, vabbè, il mondo è libero, però volevo dire che non mi sono mai preso gioco di follettina, anzi l'ho sempre difesa. Posso fare vedere anche una clip in cui ho fatto vedere il video di follettina anche a altri miei amici, non sfottendola, anzi non l'ho mai sfottuta, però l'ho sempre trovato un personaggio molto divertente. E ovviamente c'è tutta questa tenerezza, un po' il suo modo di
di parlare, un po' il suo modo di muovere le mani, un po' il muovere... Cioè un sacco di fattori che a me la fanno sembrare un po' tenera e dolce. E quindi tipo ha fatto questo video che l'hanno condiviso su Facebook, il miglior tutorial per fare il caffè, e vi ha fatto morire da ridere. Cioè non lo so che cosa... Cioè ma non è che la stavo deridendo, ridevo con lei. Forse lei non è che l'aveva fatto con l'intenzione di essere divertente, però per me è risultata super divertente. Vuol dire questo sfottere? Non lo so, cioè non credo. E se è quello che passa, cioè non è così, cioè io l'ho trovata divertente, cioè non c'è un motivo. Sapete, ogni tanto ci sono quelle persone che le guardi e non lo so, basta che dicono una parola e sono automaticamente kawaii, diciamo. E per me c'è un che di follettina che è kawaii, e quindi vi dirò, questo è quello che sento, non lo dico per nessun motivo. Poi ho detto che non l'ho più seguita né commentata perché ci sono state un sacco di polemiche riguardo al suo personaggio. Chi diceva che lei sia tutta creata, chi diceva che tutta questa immagine, tutta questa io sono povera è giusto una tattica per spillar soldi. Secondo me queste sono tutte speculazioni non vere, perché cioè non lo so, questo dico, questa è la mia opinione, però non sto dicendo che sia la verità, perché innanzitutto non ho seguito tutte le vicende, quindi non posso parlarne, e secondo anche queste persone che ne parlano non possono realmente parlarne, perché voi cosa ne sapete di una persona? Voi vedete soltanto questo. Cioè non sapete, potrei anche non avere le gambe, capito, se vedete questo pezzo di video, che ne sapete? Quindi quello che comunque voi vedete su YouTube e quello che gli altri YouTuber criticano di altri YouTuber è tutto non finto, però è soltanto una parte della storia. Quindi non possiamo realmente dare un'opinione su certi personaggi. La storia che più ha fatto parlare di Follettina è stato quando praticamente una fan deve averle contattata perché voleva darle dei prodotti a questa Follettina, e lei praticamente ha risposto che guarda, ormai si come c'ho tanti haters non do più il mio indirizzo di casa, e secondo me ci sta, piuttosto comprami qualcosa dalla lista Amazon se c'è qualche interesse di farmi un regalo. Cioè non lo so perché la gente si è scandalizzata in modo atroce per sta cosa, scusa, cioè non ho capito che lei era una fan, cioè però ho capito, poteva anche essere che lei fosse un haters mascherato da fan apposta per avere il suo indirizzo, capito? Io quindi un po' capisco Follettina e questo suo un pochino paura per la privacy, perché sinceramente io l'ultima casa che mi sono trasferito in Giappone mi sono proprio trasferito per via di una pazza, e non una che mi seguiva dai social, ma proprio una vera follower. Di questo farà un altro video, c'ho già tutte le clip, non so anzi se farò un video comunque più avanti. Però il fatto è che mi sono dovuto traslocare, queste ultime 2 settimane ho vissuto in un altro posto, e questo è l'ultimo giorno che vivo qua, quindi capite, cioè è proprio una cosa che è successa, è stata una cosa grave, quindi capisco. E poi questa Follettina gli ha detto, però siccome c'è un centro di bellezza, se vuoi mi inviti a Londra e ti faccio la review e ti facciamo un video in collaborazione. E da lì sono saltate polemiche su polemiche su polemiche, come se lei, vedete lei che è una finta, che fa tutto per i soldi. Ma a me non è sembrato, cioè lei ovviamente questa Follettina non ha un manager, non ha mai lavorato penso nel mondo dell'intrattenimento, e comunque farà youtuber adesso di successo, abbastanza successo da comunque poco, quindi ovviamente lei non si era mai trovata nella situazione in cui doveva parlare direttamente con dei, presumo, con dei possibili collaboratori, che poi questo non era neanche un collaboratore, era una fan. Io ho trovato più brutto la fan che abbia condiviso questa discussione piuttosto che l'ingenuità di Follettina in quel messaggio in cui chiedeva essere invitata a Londra. Però vi dico, questa è solo un'opinione che vedo dall'esterno. Io non so, Follettina è sembrato un personaggio abbastanza ingenuo, molto tenero, quindi non credo che ci sia stata questa opera di marketing dietro. Però oddio, non lo so, in ogni caso non lo sapete neanche voi. L'unica cosa che si sa per certo è che questa tipa che l'ha contattata in privato ha condiviso gli screenshot della loro conversazione privata, cosa che tu non puoi fare, perché è un po' come quello che ha fatto Kim Kardashian su Snapchat quando c'era tutto quel casino lì di Taylor Swift. Cioè sono quelle cose che va contro la privacy. Quindi a me è sembrato molto più brutto il fatto che questa fan abbia condiviso lo screenshot e poi che tutti questi altri youtuber hanno dovuto parlare male di Follettina, quando in realtà non c'erano le basi per realmente, secondo me, dire realmente come stanno le cose, perché non lo sa nessuno. Non lo so neanche io, non so se realmente Follettina è il personaggio che mi sono fatto di lei o se è questo genio del male come la dipingono altri youtuber. Vi dirò, questa è la mia opinione. L'unica cosa che volevo dire con questo video è, io non ho mai bullizzato Follettina, non ho intenzione di bullizzarla, e sinceramente questo canale non ha nulla a che fare col bullismo. Quindi a meno che non sia una risposta diretta a un attacco personale o a un attacco contro un paese che adoro, di cui ho tantissimi amici, come il Giappone, di cui vivo, ho vissuto più in Giappone che in Italia. Quindi se attaccate il Giappone, la mia famiglia o me personalmente sulle cose che dico, magari se tipo parlo bene di un paese mi dice che non è vero, mi mettete in bocca cose
cose che non ho detto, in quel caso vi rispondo. Però anche lì cerco sempre di non bullizzare, cerco sempre di dire la mia opinione. Detto questo, ma io ringrazio Follettina per il suo contenuto. Devo dire, non ne vedo tantissimi di video, visto quel video che ha fatto in collaborazione con i suoi amici, che hanno mangiato i vari le cose piccanti, poi qualche roleplay e qualche video dove parla. E basta, e secondo me non mi sembra una youtuber così diversa da altri, non mi sembra il male in persona e non mi sembra giusto che sia attaccata in questo modo. E io sono il primo a non farlo, quindi chiunque abbia pensato questa cosa da quel video, cioè chiunque, quest'unica persona, perché non credo ce ne siano stati altri, anche perché comunque Follettina, per dire, anche visto il mio video che avevo fatto a suo sostegno, mi ha anche messo il commento, quindi sa che io non c'ho, pure lei stessa penso che ha capito che era un omaggio e non un attacco alla sua persona, che non mi permetterei mai. Vabbè, noi ci vediamo al prossimo video e scrivetemi cosa ne pensate, ma in realtà non è che c'è molto da dire, quello che ho detto è quello che penso e boh, questa è la mia opinione, non penso che me la farete cambiare. E noi ci vediamo al prossimo video, grazie mille per essere stati con me e ciao ciao! Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram, posta un sacco di cose interessanti.